Allora, questa sera, sorry, questa notte, sono rintanato qua dentro a questa cantina sperando di non avere troppo rumore perché volevo fare delle prove con questo fonometro preso su Amazon, niente di super professionale, ma comunque penso abbastanza affidabile perché ero curioso di capire un po' quanto rumore fanno le mie armi. Quindi farò delle prove con una Beretta Green Gas, quella da Softair per capirci, con una CO2, quella con la bomboletta, l'ATAC, la Zoraki, quella PCA, colpo singolo, quindi a carica manuale col pistoncino e tutto quanto, e con un fucile Springer, quindi sempre a carica molla. Per capire un po', ero curioso, più che altro di sentire, di vedere che dato mi rileva il fonometro rispetto al rumore che rilascia l'arma. Mi aspetto boh, valori, penso, un po' strani in realtà rispetto alle tipologie di armi, anche se verrebbe da pensare che quella più potente magari è quella più rumorosa, ma poi alla fine dipende da come funzionano, per cui da cosa genera il rumore in sé della pistola. Diciamo che un'arma da fuoco, una pistola da fuoco a polvere da sparo, generalmente se vi va a vedere i dati su internet la danno sui 110-130 decibel di rumore, ma anche lì non sono un esperto su quel tipo di armi. Dipenderà molto anche da come è fatta la pistola, dal tipo di proiettile che si usa, perché immagino che anche sullo stesso tipo di pistola, cambiando proiettile, possa cambiare anche il suono. Diciamo che in questo momento, ovvio che se parlo il dato non sarà un granché affidabile, però in questo momento il fonometro, che sarà un attimino zitto per vedere se si riesce a vedere, misura come dBA, decibel, sonori, insomma sui 33 decibel di rumore ambientale. Su quello non ci posso fare niente, non ho un ambiente insonorizzato in cui provare, per cui accontentiamoci di qui. Allora, prepariamo la prima arma, quindi inizio con quella da Softair a Green Gas e vediamo un po' che cosa misura, ok? Allora, ho montato il fonometro su un cavalletto. Adesso mi posizionerò di fianco con l'arma. Allora, la prima, come dicevo, provo con questa qui, la Beretta, la Softair, una Beretta M92, che funziona a green gas, per cui con la bomboletta si carica nel caricatore. Ci sono dentro i pallini, quelli bio, pallini da 0,6, piccolissimi, bianchi, di materiale plastico. Ok, vediamo un po' cosa ci misura il fonometro. Allora, questa è la pistola, questo è il fonometro. Avvicino l'arma così e leggiamo la misurazione in uscita dalla canna, anche se non credo cambi molto. Allora, come dicevamo, questa qui è a green gas, per cui penso che la maggior parte del rumore sarà dovuto a rumore appunto generato dal gas che viene espanso e viene espulso dalla canna insieme al pallino. Per cui vediamo, dai, un attimo di silenzio, aspettiamo il minimo rumore e spariamo un paio di colpi e vediamo cosa legge. Allora, valori abbastanza simili. Ovviamente, insomma, la pistola è quella. Valore anche abbastanza alto perché 115, bah, valore dicevo abbastanza alto perché 115 decibel per una pistola giocattolo alla fine, insomma, sono alti, però ripeto, credo che la maggior parte del rumore sia dovuto proprio all'espansione del gas, che è quello che fa più casino in quest'arma. Adesso proviamo con la Zoraki. Dicevo la Zoraki, ma in realtà ho prima la PX4, sempre una Beretta. Questa qui però è a CO2, per cui con la bomboletta nel calcio e con i pellet, quelli diciamo da
arma con i pellet quelli normali per le armi compresse, per cui è una calibro 4,5. In questo caso non mi ricordo, insomma, gli H&M mi sembra che siano pellet da 0,52 grammi. Comunque adesso, a parte il peso del pallino in sé, del pellet in sé, non è che ci cambia molto. Direi che io mi aspetterei, essendo anche questa a gas, un valore abbastanza elevato di decibel, probabilmente superiore anche di quell'altra precedente. Ma insomma, non è detto, non ci ho mai provato, per cui adesso scopriamo un po' questa che rumore fa. La pistola è carica, avviciniamola al microfono e vediamo un po' che cosa legge. Facciamo qua 3 o 4 colpi e non di più. Aspettiamo un attimo, giusto che sto, devo stare anche zitto, però, eh. L'ultimo. Devo dire che sinceramente mi aspettavo un pochino di più da questa pistola, però comunque, insomma, il sistema ad aria compressa è simile a quell'altro, in realtà ha fatto meno rumore di quell'altra, 110-108 decibel, insomma, quell'altra era un pelino di più. In ogni caso, beh, diciamo che sostanzialmente sembrano abbastanza simili. Adesso proviamo con la Zoraki, sempre ad aria compressa, ma PCA, per cui a carica col pistone senza gas o cose del genere. Vediamo se è più rumorosa di queste due precedenti Beretta da Softair e a CO2. In realtà, detto così, io penso e mi aspetterei anche magari un valore un pochino più basso, però vediamo, perché tanto non ho mai provato, non ci ho mai pensato, vediamo un po'. Allora, dicevo, questa è la Zoraki HP01 Lite. Come l'altra precedente, per cui come la Beretta PX4 usa i pellet da 4,5, sto usando gli stessi di prima. La MF92 era quella Softair con i pallini da Softair. La prima non supera di sicuramente il joule, perché per legge deve avere quella potenza massima per essere usata durante il gioco. La Beretta PX4, quella CO2, non mi ricordo, l'avevo misurata in un altro video, più o meno si attesta intorno ai 3 joule e mezzo, comunque sempre da utilizzo senza porto d'armi, di sicuro però per non giocare. Questa è molto più potente perché supera i 7 joule, ma è sotto i 7 joule e mezzo, per cui anche questa è di libera vendita e per utilizzo senza porto d'armi. In ogni caso è molto più potente. Ora facciamo qualche tiro con questa, ma ripeto, detta così io non mi aspetterei una potenza superiore, già no, scusate, non una potenza, un rumore superiore alle due precedenti. Comunque vediamo, il fonometro è qui, facciamo qualche tiro di prova. Il fonometro è in posizione, l'arma è anche, no, adesso sì, togliamo la sicura e vediamo. Allora, questa, siccome dovrò fare le cariche manuali, non posso fare dei colpi a raffica, ne faccio solo due o tre, dovrò staccare un attimino per caricare l'arma tra un tiro e l'altro. Quindi un attimo di silenzio, facciamo il primo sparo. Togliamo la sicura posizione. Devo dire che sinceramente mi aspettavo delle differenze più alte tra un'arma e l'altra. Alla fine sono tutte 110, 109, 108, 112. Insomma, alla fine sembrano tutte identiche. Comunque, all'orecchio quest'ultima mi sembrava un pochino meno, forse è solo meno acuta rispetto all'altra, perché la prima, soprattutto la prima, sembra molto più fastidiosa all'orecchio. Però magari sono sordo io, per cui va bene. Proviamo a vedere un po' con la carabina se abbiamo dei valori abbastanza diversi o no. Alla fine sempre è una carabina ad aria compressa, in questo caso è una carabina a molla Springer, sempre ovviamente a carica a colpo singolo, ma anche lei dovrebbe essere più o meno sulla potenza della Zoraki, comunque sempre sotto i 7 joule e mezzo, per cui libera vendita e utilizzo senza porto d'armi. Sempre in sicurezza, ovviamente, in ogni caso, e dove si è sicuri di non creare problemi.
Prepariamo la carabina e facciamo qualche tiro con quella. Allora, questa è una bella carabina della Diana, come tutte le armi precedenti, tranne la prima, che è quella da soft air, che usa i suoi pallini appositi. Anche questa è una 4,5 e utilizzerò gli stessi pellet che ho utilizzato per la Zoraki e per la PX4, anche se in questo caso per il rumore non incidono assolutamente nulla. Per cui carico l'arma e facciamo il test al cronografo. Ah, sì, certo, al cronografo, al fonometro, ok? Ok, allora, fonometro impostato, carabina caricata, facciamo silenzio e via il primo colpo. Ricaricata, via il secondo colpo. E pronti con l'ultimo. Ok, allora l'ultima era la carabina, per cui i test che volevo fare alla fine li ho fatti. Mi aspettavo differenze molto superiori tra un valore e l'altro. Il cronografo credo che sia sufficientemente affidabile per più che altro confrontare i vari rumori tra un'arma e l'altra. In questo caso i valori sono stati veramente pochi, perché si passava dai 107, l'ultima, la carabina, anche 107 decibel, ai 100, più di 110, 111, mi sembra forse 115 la prima pistola. Numericamente la differenza appunto è poco, perché sono 5-6 decibel tra un'arma, tra il colpo meno rumoroso e quello più potente. Però ricordiamoci sempre che la scala dei decibel è una scala logaritmica, per cui l'incremento è esponenziale. Ogni 10 decibel di aumento il valore del suono raddoppia. Per cui anche 3, 4, 5 decibel di differenza tra un suono e l'altro è comunque un valore percepito notevolmente più alto. In effetti, quella che ha avuto il valore più alto in decibel è stata la prima, la MF92, la Beretta da soft air, che all'udito si percepiva un suono più alto. Sarei aspettato un po' di più dalla seconda e dalla terza arma. Forse la Zoraki pensavo facesse molto più rumore, ma invece è la penultima, quella tranne la carabina, quella che ne ha fatto di meno. Tra le pistole, la più silenziosa, la carabina ancora un pochino meno. Ora mi potrebbe sorgere il dubbio magari di non aver misurato correttamente il punto in cui posizionare il cronografo rispetto all'arma, nel senso che io ho posizionato la canna qui davanti, proprio davanti al microfono, quindi il microfono bene o male leggeva il suono che rilevava davanti alla canna. Magari non è la posizione migliore, per cui ho pensato che questa posizione potesse andare bene, o comunque fosse sufficientemente precisa per darmi delle indicazioni. In ogni caso la posizione è stata uguale per tutte le armi, per cui più o meno il valore dovrebbe essere sostanzialmente indicativo in modo corretto. Magari avrei potuto posizionarla meglio, magari se avete qualche suggerimento sapete dirmi voi come poter fare questa misurazione in modo più corretto. Lasciatemi pure un commento, mi farebbe piacere sapere se ho sbagliato, in che cosa ho sbagliato, e magari rifare il video tramite i vostri suggerimenti nel modo più preciso possibile. Detto questo, comunque un'indicazione di massima ce l'abbiamo. Insomma, era più che altro un divertimento per capire quanto rumore faccio quando sparo, quando mi diverto a giocare. Ma ripeto, comunque la posizione, non so se in questo caso, per questo tipo di armi, è molto molto importante, perché essendo ad aria compressa, soprattutto le prime due, che hanno del gas proprio all'interno tramite la bomboletta di Gringasso o la CO2, probabilmente il suono esce da ovunque. Forse adesso, a pensarci bene, forse la canna è il punto da dove esce meno suono rispetto a tutta l'arma. Comunque, vabbè, mi sono divertito lo stesso a fare questo video. Ripeto, qualunque tipo di suggerimento, correzione, aiuto è ben accetto, per cui nei commenti scrivete pure quello che volete. Se comunque vi è piaciuto il video, un like è sempre ben accetto. E boh, alla prossima, ciao ciao.